In questa immagine vediamo il terzo principio di Newton, azione-reazione, applicato alla coppia di forze che si scambiano, forze gravitazionali attrattive che si scambiano la Terra con un oggetto, per esempio una persona, potrei essere io. Io ho la massa M, diciamo circa 80 kg, la Terra ha una massa M grande, che noi immaginiamo tutta concentrata nel centro. È la solita approssimazione di punto materiale, quindi è come se avessimo due oggetti puntiformi, io e la Terra. La Terra esercita su di me la forza di gravità, che è di 800 N circa, perché sappiamo che la forza di gravità è la forza peso, si calcola moltiplicando la massa per l'accelerazione di gravità, che approssimativamente vale quasi 10 metri al secondo quadrato. Quindi 80 kg per 10 metri al secondo quadrato sono 800 N. Ma anch'io faccio una forza di gravità sulla Terra tirandola verso di me. Faccio una forza di gravità di 800 N, uguale e contraria. Se io mi lancio giù dalla finestra, io vado verso il basso, accelero e molte persone pensano che bisognerebbe vedere la Terra che accelera verso l'alto. Perché non solo io sono tirato giù dalla Terra, ma la Terra è tirata su verso l'alto dalla forza mia. Siccome invece la Terra evidentemente non si muove, molte persone ritengono, sbagliando, che la forza che io faccio sulla Terra è molto più debole, o addirittura che non c'è. Ma in realtà questo ragionamento è sbagliato. La forza che io faccio sulla Terra è uguale e contraria alla forza che la Terra fa su di me. Il motivo per cui la Terra non accelera è che ha una massa infinita, virtualmente infinita rispetto alla mia massa. Possiamo considerarla infinita la massa della Terra. Con una massa così grande, la sua accelerazione è praticamente zero. Quindi la spiegazione del fatto che la Terra non accelera risiede nel secondo principio di Newton, che dice che maggiore è la massa di un oggetto e minore è la sua accelerazione. Quindi in conclusione le forze di azione e reazione tra me e la Terra sono uguali e opposte. Ma la Terra non accelera perché la sua massa è enorme, praticamente infinita, e l'accelerazione quindi è praticamente zero.